Allora, buonasera a tutti, Sbarbatore della Maratona, eccomi qui anche stasera. Oggi ho cresciuto il mio struppiano. Allora, tanto per cominciare, il cellone, rosso sta qui. Oggi ci struppiamo, ho chiesto. Non so che fine farò, non so se, come al solito, ho già detto altre volte che questo attrezzo lo sto studiando un po' alla volta, quindi abbiate pazienza un po' di tempo. Il video non so quanto durerà, sicuro non vado di fretta. Chi vuole vedere il video come finisce, non so se riuscirò a continuare a completare tutta la barba usando solo questo perché mi è un po'. Allora, guardate che mi ha fatto una barba tranquilla, l'ultimo paio di barbe me l'ha già fatta tranquilla, ora mi ha già struppiato, in modo che sono struppiate. E vado di cose più tranquille. Nel frattempo ho messo il sapone a bagno, il pennello che userò oggi, anche il pennello l'ho messo a bagno, anche se poi questo bisogno di mettere questo pennello a bagno non c'è perché è un sintetico. Ovviamente parlo del Furbo o anche il Wilk, insomma, sinceramente non è che faccia tanto. Ecco qui, vado a prelevare. E sframma buono perché qua sta cosa questo attrezzo ancora non ne ho la padronanza. Gli ho dato una piccola una, sulla coramella una pulita, una, più che un'affilata, diciamo. Non so nemmeno se. Ecco, credo di aver pregato. Non userò pre-barba, la faccia già ho bagnato il viso prima, oltre che vabbè, da poco ho finito di fare la doccia perché oggi mi sono dedicato al giardino, alla potatura dell'ulivo, che è stata una bella grossa faticata, veramente. Un'ammazzata fare questa cosa. Perché quando non hai gli attrezzi adatti, ti devi arrangiare partendo dalle scale lunghe che ho una scala normale, quindi già è difficile. Gli attrezzi sono quelli che sono, roba a mano, non robe elettriche, cose varie, quindi anche tagliare i rami così a mano. Poi magari ci sta chi lo fa per mestiere e dice, ma capirà che ci vuole logico, lo fai per mestiere, hai tecnica, hai tutto, quindi. Eppure casa è fatta Italia, pure la barba, pure all'oliva. Vado a bagnare ancora. Mi sa che devo prelevare ancora sapone perché questo lo vedo poco, forse. Il bello dei sintetici è che appunto non mangiano sapone, quindi non hanno bisogno di essere idratati prima dell'uso. Questa è la parte bella dei sintetici. Ovviamente questo è un sintetico economico, non è che sia di chissà quale qualità perché ho pagato 10 euro quindi però il suo lavoro lo fa degnamente. Voglio vedere se c'è bisogno ancora di lucidare, ma credo sia già molto lucida. Un'altra bottarella d'acqua gliela do.
Bella mani cornice, ma che avete fatto? Allora, cari signori, se vi state collegando in questo momento, ma non ne ho vede perché non è una diretta, chiaro, io l'ho fatto, però anche andando, magari uno passa. E su guarda, vedi 40 minuti che sicuramente passeranno, e dicevo io, ma fammi capire, io tengo che fa pure durante la giornata. Bella barba, bella te cose, però resta un po' caro. Allora, vai. Prima come si parte? Speriamo di parte buono, che chi parte buono, chi comincia bene a metà dell'opera. Siamo detti a dire che dice, comincia bene a metà dell'opera. Prima si cominciamo, poggiamo sera ben nutrito. Quindi vi lascio immaginare. Vediamo se riesco. Prendo un attimo uno strappo di carta. Ecco, ho recuperato uno strappo di carta per togliere il sapone. Allora, metto qua. Già l'avevi tagliato, vuol dire subito, perché già lo so. Ora dovrei agire con l'altra mano, signore di buono. Intanto vi mostro che il rasoio non è che ha mosso un po' danni, ha tagliato. Sta tagliando, no?
Allora, la patente per sto coso ancora non me l'ha giudicato, quindi procedo con molta cautela. Una tacca sana a ballezzo. Allora, ecco qua. Gli do un'altra piccola spazzolata sulla coramella. Nel frattempo, barca fine muso anche ancora mandasci 2 secondi solo, senza che stungo là. Oppure, in realtà potrei fare così. Però se non mi asciugo le mani, rischio di farmi veramente male. Ritorniamo di nuovo sul campo di azione e speriamo buona. Vado a dare una sciacquata di sangue. Non lo vedo comunque, ecco qua, dei segni di sangue. Questo credo sia, non credo, è in Italia. Nel frattempo noto in parecchi punti che proprio ancora la faccia, perché sono punti dove non ho manovrato bene e quindi di conseguenza ero un ufficio un taglio dove non ci taglio. Ancora lì, lavoro ancora il pennello.
Vedete perché detesto quelle cose di fare tanto scambio con quello che sono. Io ora sono andato di nuovo a mettere il pennello nel sapone. Ovviamente non dimentichiamo che avevo un taglio, quindi di conseguenza, ecco perché non trovo igienico passarsi tra persone estranee, roba tipo pennelli e cose varie. Ecco perché a me il mercato dell'usato di questa roba non mi piace. Trovo assurdo. Fine al rasoio ci siamo perché, ripeto, il rasoio è una cosa di acciaio, si può sterilizzare tranquillamente. Ma un pennello come un sapone, parte di quelle cose che secondo me non va assolutamente. Tu dici, ma non vai a rubarmi? Dice, vaga, non ci va. E poi comunque i professionisti sono dotati di macchine che, fatte apposta per sterilizzare, non so un pennello quanto si possa sterilizzare sinceramente, però magari, non lo so, si fanno dei lavaggi particolari, quindi non affidatevi a barbieri che non sono forniti di attrezzature giuste per la pulizia degli attrezzi, perché è importante. Andare da quei barbieri dove la forbice la sterilizzano, ce l'hanno imbustata, ve la cacciano dalla bustina e vi tagliano i capelli, il rasoio uguale, sterilizzato, imbustato, un po' come fanno con i tatuaggi, no? Dove gli aghi sono chiusi, belli imbustati e tutto il resto. Ok, un po' così. Nel frattempo è inutile dirlo, ci sono nuovi tagli, nuovi mostri. È un punto un po' per me.
continuo a mostrarvi nel caso ci fosse dubbio che il rasoio stia tagliando e che magari sia solo un... Ok? Allora. Sta proprio un punto dove non riesco per niente a manovrare. Fammi andare di nuovo di coramella. Voglio unifratello, però qua siamo appena a 23 minuti, quindi la strada è lunga. Ecco qui. Allora. Ovviamente pure mi mangio un minato come Santo Lazzaro a giugno. Ma è una cosa che si deve pur fare. Se si vuole prendere manualità con questi attrezzi, o ti fai un carapaura o ci fatica. Man mano cerchi di capire dove si...
Allora, in linea di massima. Ha fatto qualcosa che somiglia ad una barba, più che una scannata. Allora, ragazzi, mo è inutile farmi la cosa del tipo: ah, come si chiama? Aspetta, il dopo barba non si fa sentire proprio, sicuramente. Ma che paga a mettere un dopo barba? Santa raggi stella, signore. Perché? Non lo so, più che altro per lo strofinio. Vado di Brandy Space. Eccolo qui il pinout. Vado di Brandy Space. Purtroppo per forza di cose si farà molto sentire. No, no. No, mi aspettavo peggio, però, ti devo dire la verità, mi aspettavo peggio, perché ho strofinato parecchio, come si è potuto vedere anche a secco, per cui... Però dei piccoli miglioramenti diciamo che ci sono stati, non è il massimo ancora, perché non è una barba, cioè è venuta la barba, ci sono, voglio dire, ma... Ci sono diversi punti dove, diciamo, non sono andato a soddisfazione, un po' anche per paura, vi dico anche per paura. Paura in the sense, nel senso che là dove vedo che la manovra mi riesce molto difficile, cioè fosse scema, gli dico comunque, però rispetto alle prime volte che l'ho usato, devo dire che posso ritenermi soddisfatto del risultato. Non è il massimo, lo dico stesso io, quindi in modo che sparagno pure a chi l'ha bene, ma magari, ma chi fatto, ma chi combinato, ma così, così. Probabilmente ce l'ha da fubare la barba, perché non sanno manco fare, oppure che gli devo andare manca la barba in faccia, perché ha cosa da crescere. Ma boh. Detto questo, voglio vi saluto, ci vediamo alla prossima sbarbata. Non avevo nemmeno intenzione di farla, questa qua però mi è venuta in sfida, ho detto come faccio questo video, tra i vari video fatti. E poi l'uso di questi attrezzi, lo sciavetto, mano libera, più si usano, più si riesce un attimino ad inquadrare, a prendere dimestichezza con questo tipo di attrezzo. Non sono facili, molto più facile lo sciavette, parliamoci chiaramente, lo sciavette è molto più semplice, c'è meno paura nell'uso, ha un attimino più diciamo c'è un attimino più di controllo, va, su quello. Questo per una parte ha una facilità, per un'altra ci sono la cosa necessaria di questi attrezzi, che devono essere ben affilati. Il mio non è affilato al 100%, devo dire. Andrebbe affilato ancora, devo stare lì a ragionarci un po' sull'affilatura, o trovare qualche persona che abbia la pietra per fargli dare una bella sistemata come si deve. Però nel frattempo diciamo che il risultato ci sta.
Ma io a questo punto non dire altro, sta barba è fannuta, mettete un like se vi è piaciuto il video o se almeno vi è interessato, vi è intrigato in qualcosa. Lasciate un commento se volete. È inutile che state là a dire, ma cama là, si facite meglio, vuol dire che non avete bisogno di video, non avete bisogno di perdere tempo a guardare video e cose. Non siete già esperti di vostro, quindi farete i vostri video senza quindi è inutile partire di praticamente potreste buon fine di serata e buon ponte di lunedì e ci vediamo alla prossima barbata che questa qua seriamente lo dico seriamente sarà venerdì. Prima di venerdì, anche se capita che mi farò qualche barba infrasettimanale, se capita, non starò lì a fare il video perché ho un orario diverso, farò tardi, quindi non mi metto la sera a fare il video. Ho orari lavorativi questa settimana un po' più, cioè diversi da quelli della scorsa, che comunque sono stancati. Va bene, per fortuna si lavora. Voglio, state buono, un barbatore saluto, baraccuana seguitemi, come sempre, è gratis, iscrivetevi, è inutile che trovate scuse, no, ma non mi iscrivo, ma cai, perché ci vogliono soldi, ci vogliono niente. State là, clicca tutto, vira, tengo tempo, non dovire, oppure su di caro, mi piace, passa a tanto mi se un like, mi se non segue una pagina, non succede niente. Si può provare in qualsiasi momento, quindi non ci sono vincoli, non ci stanno a penale, non ci stanno a cose, quindi facciate uno sforzo, facciate una bella bene ogni tanto, non vi costa niente. Andiamo bene, andiamo. Ciao, oggi ci vediamo alla prossima.